Un successo pesantissimo, il secondo casalingo della gestione Zavettieri che lancia i rossoblù a meno 2 dalla vetta e soprattutto cancella almeno in parte lo scottante 4-1 contro il Pisa di 15 giorni fa. Al gioco spumeggiante, all'alta intensità stile Ferrara della prima frazione, fa da contraltare una ripresa in netto calo che vede la Carrarese sfiorare più volte il gol della beffa grazie al pressing alto che imbriglia il gioco palla a terra dell'Aquila. In un fattore spettrale per l'assenza degli ultra in curva sud, in segno di protesta verso le forze dell'ordine che non hanno autorizzato l'ingresso di alcuni striscioni, Zavettieri, alla ricerca del secondo successo consecutivo, conferma il 3-4-3 di Ferrara, con le novità Karkalis in luogo di Maccarrone squalificato in difesa e Dennis Di Mercurio a destra del quartetto della mediana, al posto dell'acciaccato Triarico, neanche in panchina. Davanti, confermato il trio Pacilli, Perna, San Domenico. Al quinto, subito prima occasione sull'asse San Domenico Pacilli, sinistro, largo di poco. Gioca bene l'Aquila, minuto 20, azione da manuale del Pinto Pacilli San Domenico che davanti a Calderoni si lascia ipnotizzare. Poi Perna spara alle stelle. Minuto 37, d'azione d'angolo, colpo di testa di Karkalis, palla velenosissima, poi sbraga, anticipa San Domenico in calcio d'angolo. Ancora l'Aquila, 3 minuti più tardi, Perna recupera palla per San Domenico, salta netto un avversario, si invola, ingresso in area di rigore, sinistro, parata prodigiosa di Calderoni in tuffo con il piede sinistro. Nella ripresa, dopo il calo e la traversa clamorosa colpita dalla Carrarese all'82esimo, ecco il vantaggio dell'Aquila, Pedrelli, scodellata per Scrugni, colpo di testa, arriva Corapi che prende la matita e disegna una traiettoria imprendibile per Calderoni. 1-0 e secondo gol stagionale per il Folletto Calabrese che timbra così gol del vantaggio, 3 punti pesantissimi, il colpo di testa di Scrugli, inserimento perfetto di Corapi che non lascia scampo a Calderoni. Non c'è più tempo, l'arbitro fischia la fine dell'incontro, l'Aquila sale a quota 18 in piena zona playoff, impensabile sino a un mese fa. 3 punti importantissimi, fondamentali, sono quelle partite che ci devono far crescere. E potevamo diciamo, determinare il risultato già nel primo tempo, poi abbiamo sofferto e mi è piaciuta la squadra che non ha perso la testa, come era mai successo col Pisa. E sicuramente è una partita che ci deve far crescere molto questo. Il calcio senza tifosi. Cioè, non ha senso perché proprio il calcio è proprio dei tifosi. Mi dispiace, comunque la squadra ha cercato di dare il massimo a prescindere. Ci auguriamo che questa situazione si sblocchi e che i nostri tifosi, che per noi sono fondamentali, ritornino quanto prima e ci aiutino come hanno fatto fino adesso.